Salve a tutti i bambini! Oggi voglio parlarvi di un argomento di scienze, la materia. Questo è un argomento già previsto per la classe seconda, ma noi lo approfondiremo di più in classe terza. Bambini, incominciamo col chiederci cosa significa materia. La parola materia viene dal latino mater, che vuol dire madre, e perciò l'origine di ogni cosa. Se dovessi chiedere a ciascuno di voi di consegnarmi una gomma, una penna o qualsiasi altro oggetto che usiamo quotidianamente, non avreste difficoltà a portarmi quell'oggetto. Ma se volessi chiedervi di consegnarmi un sentimento, come ad esempio la gioia, la tristezza, la paura, non potreste soddisfare la mia domanda. Questo può avvenire solo se la cosa richiesta, piccola o grande che sia, è composta da materia. Vi ho preparato alcuni esempi. Un barattolo, una pallina, un contenitore, un bicchiere, un gomitolo, un cucchiaio. Ecco, questi oggetti sono fatti di materia e i materiali che li compongono sono differenti. Il barattolo, per esempio, è fatto di vetro. La pallina è fatta di polistirolo. Il contenitore è fatto di plastica. Anche il bicchiere e la penna sono fatte di plastica. Il gomitolo è fatto di lana. Il cucchiaio è fatto di legno. Non solo le cose, però, sono fatte di materia, anche gli animali sono fatti di materia, eppure il nostro corpo è fatto di materia. Tutto ciò che ci circonda è fatto di materia, anche le cose non viventi, come l'acqua che usiamo per lavarci le mani, l'aria che fa muovere le foglie, un sasso nel terreno, eccetera. La scienza ci dà una spiegazione. Tutte le cose sono fatte di materia. E la materia è costituita da particelle microscopiche che si chiamano molecole. Bambini, queste particelle sono piccolissime, tanto piccole che sono visibili solo con microscopi molto potenti. Con il nostro occhio, assolutamente no. A seconda di come sono disposte le molecole, esistono diversi stati della materia. Gli stati della materia sono tre: stato solido, stato liquido e stato gassoso. Bambini, vi ho preparato queste biglie di vetro per comprendere meglio i vari stati. Se le molecole sono molto unite fra loro e non possono quasi muoversi, la materia è allo stato solido, come nelle pietre, nella plastica, nel legno. Se le molecole sono unite, ma hanno una certa libertà di movimento, allora la materia è allo stato liquido, come nell'acqua, nell'aranciata, eccetera, anche in altre bibite. Se invece le molecole sono libere di muoversi, allora
La materia è allo stato gassoso, come nell'aria, nel gas di cucina, nel vapore che esce dalla pentola, eccetera. Allora bambini, questa prima video lezione sulla materia la concludo qui. Seguiranno poi altre video lezioni sull'argomento e le faremo con vari esperimenti. Intanto vi saluto con un caloroso abbraccio. Arrivederci a presto su questo canale. La vostra maestra Mariangela. Ciao ciao!